Questo non vuole essere un convegno medico, ma un convegno che parla di cuore, che parla di ragioni, che parla di sentimenti, che parla di scelte, che parla di cure palliative, che parla di un modo diverso di prendersi cura delle persone. Il coraggio delle scelte, la dignità del malato terminale, la condivisione del suo percorso di cura sono gli argomenti del convegno organizzato dall'Hospice Casa di Iris in collaborazione con l'azienda sanitaria di Piacenza nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni in occasione della 16ª Giornata Nazionale del Sollievo. Il coraggio delle scelte e il coraggio di scegliere. Il coraggio nell'ambito sanitario, ma non solo. Il coraggio che riguarda sia le persone malate sia le persone che stanno accanto alle persone malate, quindi alle famiglie, che agli operatori sanitari. È importante stare accanto ai pazienti, essere un motivo di coraggio per loro e un sostegno per la famiglia. Per fare questo, gli operatori sanitari, le cure palliative, quelli che lavorano in cure palliative, ma anche quelli che lavorano in altri contesti, devono avere il coraggio di pensare a se stessi come dei guaritori feriti, quindi contemplare le difficoltà, contemplare i propri limiti e mettersi in discussione. Il vegliare è il continuare a ridire tu sei tu sei persona, e l'esserci con il linguaggio del corpo, con quel tenere la mano, con quella carezza, che è il riconoscere ancora la dignità di persona che si è impossibilitata nelle sue funzioni superiori. Il secondo elemento centrale è quello del cuore, che al di là delle scelte mediche permette di riconoscere il malato come persona fino all'ultimo istante della sua vita. Vanno riconosciute come persone, a non essere abbandonati, a essere seguiti con un modo, un atteggiamento che sia umano, che sia pieno di cuore.